Bentrovati con le notizie di sport di ETV Marche. In questa edizione che apriamo parlando di calcio, in attesa che si disputi domani la finale della Coppa Italia di Serie C tra Monza e Viterbese, dunque per delineare e definire gli abbinamenti dei playoff nel girone B di Serie C, in particolare quello che riguarda sia la San Benedettese che la Fermana. Comunque vada, entrambe giocheranno la prima partita degli spareggi per la promozione in trasferta. Tiene banco in Casafano il comunicato con il quale il patron Gabellini ha comunicato ieri, scusate il gioco di parole, però la sua volontà di mollare il Fano e di portarlo nelle mani del sindaco. Il comunicato parla chiaro e dopo 8 anni di personale di incondizionato sostegno economico ed organizzativo, scrive Gabellini, ritengo che il ciclo che mi vede a capo di questa società sia giunto al termine. Comunico dunque oggi la mia volontà di disimpegnarmi, visto che ho dedicato sempre tutte le attenzioni ed energie senza mai anteporre nessun interesse personale. Comunico che tutte le obbligazioni verranno onorate come sempre, quindi consegnerò virtualmente al sindaco le chiavi di una società che, rilevata in condizioni fallimentari, viene consegnata oggi completamente risanata. Considerato il mio affetto per i colori granata, escludo in maniera convinta fantasiose e rischiose soluzioni extracittadine che si sono sempre rivelate inconsistenti ed opache. Da imprenditore penso che l'Alma abbia un senso progettuale solo se esprime la volontà e le aspirazioni sportive della città di Fano, e dentro questo territorio deve trovare le migliori energie per guardare al futuro con stabilità. Inutile almeno per me pensare ad altro. Questo è un passaggio importante perché di fatto Gabellini chiama in causa ora Fano e l'imprenditoria della città, del comune, perché si faccia carico ora del futuro della società sportiva, che sul campo è retrocessa in Serie D, ma che alla luce della decisione di Gabellini stesso rischia comunque di non avere un domani certo, e chissà anche da quale categoria, si chiedono i tifosi, potrà ripartire il Fano. L'augurio è certo quello invece che si difenda il titolo sportivo, che quindi l'anno prossimo il Fano sia iscritto al campionato di Serie D. Chi invece si gioca le proprie chance di Serie D passando per i playoff nell'eccellenza delle Marche saranno Fabriano Cerreto e Urbania, che si ritroveranno domani pomeriggio alle 16:30 al comunale Aghetoni per la semifinale playoff. In palio la finale contro il Porto Sant'Elpidio, che aspetta senza giocare grazie al distacco superiore ai 10 punti maturato nei confronti della quinta in classifica, in questo caso Atletico Gallo. L'ultima di campionato invece domenica scorsa ha spinto, diciamo, il Fabriano Cerreto al terzo posto, pareggiando in casa col Tolentino, di qui appunto la combinazione, l'abbinamento con l'Urbania in semifinale playoff. Purtroppo questo risultato, questo pareggio ci condanna a fare la semifinale playoff contro l'Urbania già da mercoledì 8. È stata una partita vera, è stata una partita difficile, in fondo incontravamo la prima in classifica, che anzi colgo l'occasione per complimentarmi con l'Unione Sportiva Tolentino per il campionato che ha effettuato, e faccio i migliori auguri per il prossimo campionato di Serie D. Noi non siamo riusciti a ottenere l'intera posta e questo per forza di cose ci porta a fare il seminario playoff mercoledì. Gaggiotti oggi, già da domenica scorsa, ha un problema alla caviglia, non siamo riusciti a rimetterlo in piedi. Noi speravamo di poterlo utilizzare magari domenica prossima nella finale playoff. Questo invece la partita di mercoledì ci accorciano i tempi, se vengono accorciati i tempi, per cui non lo so se Gaggiotti potrebbe essere della partita. Comunque sia, noi l'affronteremo eventualmente con gli altri ragazzi e speriamo di poter ottenere poi il passaggio alla finale di domenica prossima a Porto Sant'Elpidio. Volevamo chiudere in bellezza, volevamo chiudere sinceramente con una vittoria, però è andata bene, siamo usciti dal campo a testa alta, abbiamo dato tutto. Partita secondo me equilibrata, alla fine il punto a spartizione dei punti è stata giusta. Noi la potevamo ribaltare un'altra volta con Minnozzi, però va bene, volevamo chiudere da leader, abbiamo macchiato il giro di turno con la sconfitta di Biagio Nazaro, bastava quella.
Questo per la pagina del calcio, ora il volley con la finale scudetto che domani sera vivrà il suo terzo atto. La situazione di parità ora con la Lubeca pareggiato domenica vincendo in casa le Rossole Forum dopo che nella prima gara al Palabarton invece aveva vinto la Sera Safety. Domani sera con diretta su Rai Sport alle 20.30 di nuovo Palabarton e quindi di nuovo fattore campo a favore di Perugia, ma la Lube ha tutta la voglia di dimostrare e di confermarsi come quella squadra capace di vincere gara 2 nel modo in cui ha vinto gara 2 con il 3-1 e quindi anche la possibilità in caso di vittoria di giocarsi il primo match ball tricolore in gara 4 in programma tra l'altro sabato alle Rossuole Forum di Civitanova. Stesso obiettivo però come ovvio anche per la formazione di Lorenzo Bernardi, quindi entra nel vivo e la partita di domani sera sarà inevitabilmente una partita cruciale per definire il destino nell'immediato dello scudetto del volley. Il basket invece con la salvezza della VL, una salvezza arrivata però nel modo peggiore, sconfitta in malo modo in casa nello scontro contro Reggio Emilia, scontro diretto fra le altre cose proprio contro Reggio Emilia, ma VL salva grazie alla concomitante sconfitta del fanalino di Coda Pistoia. Di qui le parole di delusione del coach Matteo Bonicioli e soprattutto del presidente Ario Costa. Abbiamo cercato tante maniere per cercare di modificare, ribadisco, quella che era la natura ultima di questa squadra, cioè una squadra che aveva una personalità molto molto modesta. E, mi creda, non è una giustificazione, perché in questo momento è giusto che tutti siano arrabbiati innanzitutto con l'allenatore, ma ribadisco, questi dolori passano, nel senso poi dopo alla fine quello che conta è il fatto che Pesaro sia rimasto in Serie 1. Ma ribadisco, so, perché ho vissuto quotidianamente con una sofferenza crescente questa mia, diciamo, impossibilità, incapacità di modificare le cose. Abbiamo strategicamente scelto, uno faceva il cattivo, l'altro faceva il buono, facciamo tutti buoni, facciamo tutti cattivi, ma purtroppo non succedeva mai niente. E purtroppo quello che mi sono trovato di fronte, e lo dico con grande sofferenza perché vivo di questo mestiere, lo faccio con una passione incredibile, però non ho mai avuto la percezione che al di là di alcune partite giocate anche discretamente, ed era per questo, vedete, che io speravo, fra virgolette, per quello che riguardava noi, di chiudere prima il discorso salvezza, perché sapevo che una squadra di questo genere l'ultima partita poteva lasciarti per terra. Ed è per questo che mi sono incazzato così tanto quando abbiamo perso a Trento, giocando fino all'ultimo, se non fosse uscito live, non so cosa avremmo vinto. A Varese abbiamo combattuto. Aver in qualche maniera rimandato all'ultima partita in casa tutte le nostre speranze di salvezza, io temevo fortissimamente, perché purtroppo faccio questo mestiere da 30 anni e ormai i giocatori li conosco, temevo molto questa defiance emotiva ancora prima che tecnica. Dopo l'ultima partita casalinga della stagione, finirla così male dispiace molto. Io speravo di vincere la partita o quantomeno di lottare per vincere la partita. Davanti a uno splendido del pubblico abbiamo cercato di fare tutto, credo che la società ancora una volta abbia dato tutto quello che poteva dare, però è andata così, quindi me ne prendo tutte le responsabilità come deve essere, visto che sono il presidente. Mi scuso, sarebbe troppo banale dirlo, mi dispiace per i 5.000 rotti, non so quanti erano, perché ripeto, meritavano un'altra partita. Il nostro allenatore ha parlato molto di futuro, io dico, a me bastava questa partita, il futuro chissà. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.tvmarche.it. È tutto invece per questa edizione, grazie dunque dell'attenzione, buon proseguimento di serata con i nostri programmi, arrivederci.